Spesso mi chiedono perché si continuano a scrivere i concerti o le sinfonie, perché esistono, per la stessa ragione per cui si continuano a scrivere le poesie, le canzoni. Eso è un momento della mia vita, in quel momento della mia vita è uscito un concerto per il violino, io non ho, no, spesso mi chiedono delle commissioni, però spesso i musicisti scrivono perché non lo sanno, perché a un certo punto succede qualcosa, io vado in trance e mi sveglio un pezzo davanti, questa è la pura verità, e a volte me la provoco anche. Mi confronto con lo spazio perché la musica si confronta con lo spazio inevitabilmente, perché la musica è spazio, perché la musica è basata sul silenzio, sulla suddivisione del nostro silenzio, e quindi è inevitabile confrontarsi con lo spazio. I musicisti sono ossessionati dallo spazio da sempre, da quando iniziano a fare musica, forse nelle grotte, credo. Se penso come posizioniamo gli strumenti, è una forma di architettura sonora, la stereofonia serve a questo, e quindi per me la parte spaziale è fondamentale in quello che scrivo, pur usando un linguaggio in realtà apparentemente diretto e semplice, ma è fatto proprio di questo, secondo di come metto il musicista e dell'atteggiamento del musicista. La agogica stessa, il pensiero della dinamica, il piano, il forte, il fortissimo, qui non siamo più abituati, perché siamo abituati alla radio, siamo abituati alle musiche ovunque, quindi a questo volume costante. È un'esperienza spaziale anche, perché la potenza sonora, la massa sonora creano spazio dentro le nostre teste, nel nostro spazio immaginario.